Io mi trovo in una situazione particolare perché stasera ho una doppia veste, ahimè. La veste di amministratore di questo comune e una veste di amico, cittadino di questa comunità. Voglio essere... Prego, voglio? Va bene. Ovviamente non voglio essere ripetitivo alle cose che hanno già detto i miei illustri colleghi, ma voglio riportare quello che è il pensiero dei miei compaesani e quindi di questa comunità, perché ho avuto modo di apprenderlo, io vivo quotidianamente in questa comunità, quindi so benissimo quello che pensano e quello che hanno fatto e perché l'hanno fatto. Chiaramente il gesto che è stato fatto, quello di protestare, diciamo così, di difendere l'istruzione dei propri bambini, è stato dettato dal fatto, appunto, per come diceva prima la dirigente, per le lotte che dobbiamo fare ogni anno per tenere aperta questa scuola. Ogni anno facciamo lotte per poter tenere viva questa scuola. E non volevano assolutamente, sono visti presi, voglio dire, d'assalto in questo modo, senza, come dicevano tutti, voglio dire, una corretta comunicazione e tempestiva più che altro comunicazione. Quindi sono visti in pericolo di perdere la scuola, ed è una cosa che chiaramente non potevano permettere. Sicuramente quel gesto simbolico che è stato fatto, quello di saltare il cancello, è una cosa che non ci dobbiamo discostare, il popolo, voglio dire. Ma sottolineare che si è aperto con una semplice scusa. Sì, si è aperto, però era una cosa che non andava assolutamente avanti, perché purtroppo è stata strumentalizzata, il gesto è stato strumentalizzato, perché non ci possono assolutamente chiamare razzisti, come comunità, né chiaramente come cittadini di questo comune, del comune di Caurone.